Salve, accendete, sono Jack di Gmega Knowledge e benvenuti in questo video di Skyrim Special Edition in difficoltà leggendaria. Nell'ultimo video abbiamo praticamente completato l'esplorazione di tutta la parte bassa della mappa. Un ottimo risultato, tutta questa zona qua. Ci manca di esplorare per bene questa zona. Sono tornato indietro, sono andato a Riverwood e ho venduto un po' di roba. Ho guadagnato qualche punto di oratoria. Poi ho pensato, ma posando la roba e controllando gli ingredienti, ho pensato, ma non è che forse la polvere di... Dov'è? La polvere di... qua, di vampiro? Eccola qua. Ha qualche proprietà che mi permette di curarmi dal vampirismo? E praticamente mi sono messo a mangiare tutti gli ingredienti che avevo, anche quelli che erano uno solo. Ho ottenuto qualche punto, forse un punto di alchimia, almeno. Forse nemmeno quello, non mi ricordo bene, sinceramente. E abbiamo iniziato a scoprire un po' di cose. Ho anche combinato alcuni ingredienti, creando una pozione antifreddo. E basta, poi ho detto, vabbè, ormai che ci siamo, proviamo altre cose un po' alchemiche, incantamento. Una cosa che non... sono cose che abbiamo fatto pochissimo, persino... la costruzione di armi, quindi figuriamoci. Mentre Swain sbadiglia spaventosamente, già ho provato a disincantare tutte le armi per vedere gli effetti come cambiano. Ci sono alcune armi che, se disincantate, sbloccano degli incantamenti più potenti. Ad esempio questa: il bersaglio subisce 5 punti di danno da gelo a salute e vigore. Disincantando questa cosa, che tra l'altro vale anche poco a livello di denaro, sblocchiamo un incantamento che ci dà 10 punti di danno da gelo a salute e vigore, quindi il doppio. Invece, se disincantiamo cose come questi equipaggiamenti qua, che hanno praticamente un doppio effetto, otterremo costo meno 5% o meno 8%, non ricordo, e rigenerazione solo più 10%. Una merda, una completa merda. Invece quelli che avevano una sola cosa, come questi, mi hanno dato più 20%. Questo già l'avevo fatto, diciamo, prima, eccolo qua. Rigenerazione magica più 20%. Questo invece l'avevo ottenuto rompendo forse un cappuccio che mi dava più 30 punti, come quello che ancora ho, e mi ha dato più 20, che non è male. Quindi adesso andiamo a distruggere quelle cose che sono convenienti. Questo mi dà... più 13, quindi magari quando si consumerà, se mai si consumerà, potremmo disincantarlo, nonostante valga 913, che non è poco, eh. Allora, essenza all'elettricità aumentata del 40%, questo anche mi pare che aumentava abbastanza. Vediamo. No, solo 15%, una merda. Queste percentuali credo aumenteranno salendo di livello. Perciò alla fine disincantare va bene, ma quello che non conviene disincantare, secondo me, sono quegli oggetti che valgono tanto. Ad esempio questo, 644, non è che convenga molto disincantarlo, tanto vale venderlo. Qua siamo su 500, beh, in realtà valgono tutti un bordello. Puoi riempire una gemma dell'anima se il bersaglio muore entro 5 secondi. Con questo sblocchiamo un'abilità che funziona entro 4 secondi, quindi ottimo, da 5 a 4. Creature e persone di livello 5 inferiore fuggono per 30 secondi. Disincantando quest'arma otteniamo che fuggono dal livello 10 inferiore, quindi migliore. Livello 10 inferiore. Invece abbiamo questa, livello 21 inferiore. Se la disincantiamo otteniamo sempre il livello 10 inferiore. Praticamente otteniamo il livello base delle varie armi che abbiamo. Questo me lo tengo, ho intenzione di darlo a Swain. Non sono ancora convinto di questo arco misterioso che mi è stato dato. Non lo voglio distruggere, non lo voglio perdere. Magari alla fine potrebbe servire più avanti, non lo so, voglio tenerlo. Non mi costa nulla in fondo. Infligge 30 punti di danno alla magica, mi pare che si riduceva a 20. Vediamo. Spero di non sbagliarmi, forse solo 10. 15, non è male. Il livello base già è molto buono. E vabbè, il resto delle cose ce le teniamo.
andiamo a posare gli oggetti e torniamo insomma nella zona che stavamo esplorando nell'ultimo video. Rieccoci qua, l'avventura riparte completamente da capo. D'accordo, di che si tratta? Cosa vuoi? Vado ad aprire quel Dimmi. cancello. Questa volta saremo molto più aggressivi, cercheremo di eliminare tutti i nemici fin da subito. C'è altro? Porca troia, maledetto. D'accordo, di che si tratta? Cosa vuoi? Apri D'accordo. la cazzo di... non è una porta, ma cancello. Ok. Bene. Altro? Ok. Allora. Guarda lì. Cos'è stato? Forse non era No, cara. Mi spiace, ma qualcosa era. Oh mio Dio. Vediamo fino a che punto siamo invisibili. Questa cosa è veramente buffa. Se io ora sto fermo, niente, proprio... Non siamo stati individuati. Non puoi nasconderti. Ma scusa, i miei colpi erano così ampi da colpire pure lui? Ok. Fuori uno. Due pacchiotti? Zucchina! Ha un nome, poveretto! Vabbè, uccidiamola. Aspetta, ma non è un nemico, no? O sì? No, prima che l'attaccassi. Prima che l'attaccassi, forse non mi compariva come nemico? Perché mi farebbe pena, poveretto. Vediamo un po'. Ah no, sì, mi compare come nemico. Ma che cazzo sta facendo Swen? Piccola curiosità. Ah, praticamente è andato in una... in un punto tatticamente migliore. Ha fatto tutto il giro. Vabbè, comunque abbiamo scoperto che Zucchina è un nemico. Nemico che ignoreremo per adesso, visto che non sembra proprio così pericoloso. Dai, salta, salta, salta. Ok. Cerchiamo di nasconderci. Lurido uo. Lurido uo. Forse uomo voleva dire. Argento. No, lascia in pace Zucchina, poverina. Povera Zucchina. Vabbè. Niente, il nostro destino è di uccidere tutto e tutti. Un pollo. Questo effetto di sfogatura mi sta dando tanto fastidio.
Questa però è una cosa interessante. Forse la CPU non elimina i nemici se non per sbaglio. Cosa si fa nell'incudine? Non mi ricordo. Si affilano le armi? Vabbè. Qua non c'è nulla. Andiamo a... Perché mi viene in mente andiamo a comandare? E poi come diceva la canzone dei sette nani? No, diceva Eom. 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 Andiamo a... Boh. Non ricordo la canzone dei sette nani. Che tristezza. E il mio personaggio si ferma da solo, senza che glielo ordino. Comunque dicevo che mi sento molto soddisfatto del fatto che riesca ad affrontare molto bene i nemici. Ho sentito un tonfo improvviso, non so se arrivava dal gioco o se c'è il terremoto pure qua, cosa che credo abbastanza improbabile. Il mio personaggio stava ancora correndo da fermo. Swen si annoia. Va bene, dai, Swen. Andiamo a divertirci. Facciamo altri salvataggi anche, che è meglio. Una tizia. Oh mio Dio, le cose stanno peggiorando. Ok, solo 25%, cioè 25 nemmeno per cento. Andiamo piano. Piano. E prenditi una bella mazzata. Merda! Ma dov'è Swen? Vaffanculo. Rincoglionito di merda. Ma guarda qua. L'avevo killata sta rincoglionita. Vabbè, vaffanculo. Swen, fai schifo, dove cazzo sei? Vaffanculo. Bastardo. Rincoglionito di merda, ma dov'è? Sì, vabbè. Vabbè, aumentiamo almeno la resistenza armatura, ecco appunto. E anche i danni che infliggiamo. Eh sì, visto che a quest'ora saresti già morta. Swen di merda. Cioè, dove cazzo è? No, non è normale. Ok. Va bene. Imbecille. Ah, bravo, bravo il bimbo. Allora, ma che cazzo? Ma perché? Perché la CPU in questo punto si comporta così? Perché fai capricci? Dove cazzo è? Ma com'è possibile? Perché sei impazzito, Swen? Mi copro le spalle. Che ti sta succedendo? Fai Vieni qua, strada. vieni qua, vieni. Vieni, bello. No, non impazzire. Bravo, bravo. Non impazzire.
È tutto a posto, vieni, vieni. Tutto a posto, guarda. Vedi? Oh. Ok. D'accordo, di che si tratta? Mi Sì, ora apri quella porta, dispiace, ma non posso farlo. là. Ah, ok. Questa non l'ho capita. C'è il cancello che non si può. Che non si può aprire. C'è il cancello chiuso dal lucchetto, però di lato è aperto. Vabbè, aumentiamo i punti di scassinamento. O scassinazione. Comunque, prima di avanzare, diamo un'occhiata qua intorno. Swain si buggerà di nuovo da qualche parte. Pazienza. Questa volta ce ne fottiamo. Va bene. Sembra non ci sia nulla. Ok, avanziamo da questa parte. Una texture misteriosa. Allora, qua dovrebbero esserci cattivoni. Esatto. Ok. Qua c'è credo il boss dei nemici. Facciamo così, gli tiriamo un bel colpo con l'arco. Un po' più in basso. Cos'è stato? Ma questi bug sono veramente buffi. Bascia il capo. Sei un folle, Guerriero. Hai fatto male qua su. Impossibile. Col gamepad è veramente un problema. Necromo con Restito a scaccia non morto. Allora, passiamo all'attacco. Swain si sta comportando molto bene, quindi con un po' di supporto. Dai, 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 che sta andando molto bene. Merda, guarda qua che si cura il bastardo. Dai che sei morto. Dai che sei morto, stronzo. Sì, arrenditi alla morte. Ok. Un ottimo ammazzo orchesca. Ottimo upgrade per la nostra arma. Bello, bello. Ametiste, guarda quanta roba. Armi e armature possono essere migliorate maggiormente. Bello, questo per la forgiatura? Ottimo, ottimo. Questo dovrebbe farci ottenere anche più punti di esperienza, forse. Corazza Nord antica. Madonna quanto pesa. Ok, bastone del coraggio. Il bersaglio non scapperà per 60 secondi. Ottieni salute e vigore extra. E di supporto, wow. Interessante. Oggetti veramente, veramente interessanti. Allora. I non morti di livello 13 e inferiore scappano per 30 secondi, vabbè. Ecco la nostra nuova arma preferita. Niente nemici qua intorno. Ottimo, ottimo. Quindi abbiamo già sconfitto il capo praticamente. E qua dovrebbe esserci il nostro premio. Ascia da guerra nanica della codardia. Creature e persone di livello 7 o inferiore fuggono per 30 secondi. Ma sarà una mano? Cioè, se ha una mano è un'arma bestiale, no, sarà due mani. Anello di forgiatura, grande, grande. Chissà se funzionano in combo.
Ok. Sono dietro di te. Cosa vuoi darmi? Allora, cosa voglio darti? Queste sono le tue cose, non le mie. Ti diamo questa. Sì, a due mani, ok. Quindi ti do questa. Questa. Evoca un famiglio per 60 secondi nel punto indicato da colui che lancia l'incantesimo. Questo lo dobbiamo provare. Cos'è un famiglio? Io conosco le famiglie, non i famigli. Vabbè, prenditi pure questa. Pure questa. Un piccone. E spadone. Vabbè, ci siamo liberati abbastanza del peso in eccesso. Gli diamo ormai un bel po' di cose anche dal bestiario. Ok, dai. Così rimaniamo leggeri più a lungo. Va bene, ottimo. Fai strada. Cazzo sono i famigli? Vediamo un po'. Il famiglio. Ok, come funziona? Wow, è bellissimo. Ok, 3, posso tenerne massimo uno per volta, 4, 5, ok, non posso farne più. Va bene, potrei evocarne 5 grazie a quest'arma di famigli. Molto interessante. Quindi queste cose funzionano così. Perciò, questo funziona ugualmente, wow, non attacca. Oh, scusa. Mentre si lascia premuto, Sven è troppo potente per coraggio. Ok, questo è abbastanza buffo. Va bene, comunque. Torniamo a noi. Torniamo ai nostri interessi distruttivi. Qua ci sono possibilità di saltellare in giro. Ma le frecce che ho sprecato inutilmente. Forse ci sono altre frecce qua. Vediamo un po'. Frecce che ho sprecato penosamente. No, non c'è nessuno. Però se vuoi c'è qualcuno che ti fa pezzi. No, non si può saltare la. Oh, forse sì. Andiamo un po'. No. Ok. Attenzione. Vabbè, niente, lasciamo stare le stronzate. Continuiamo il nostro viaggetto all'interno di questa zona. Come mi sento malvagio. Ha una corazza Cos'è stato? resistente. Che? Come ti arre? Vieni qua, bastardo. Mamma mia, che scassapalle. Ah, è per colpa di quel rimbambito che allarma. Gliela devo togliere, allarma che fa scappare gli nemici. Vieni qua. Maledizione. Per 30 secondi. Sì, vabbè. Vabbè. Aspettate. Ha effetto su persone e creature. Se quel ragno
fosse del livello giusto, utilizzando la sapiente mente potrei fargli un bel po' di danni. Vabbè, va. Ti copro le spalle. D'accordo, No, ci no, no, sbagliato, proviamo. sbagliato. Togliamogli questi equipaggiamenti particolari, va che è meglio. Creature e persone di livello 7 o inferiore, questa gliela togliamo. Ok. Equipaggia automaticamente la più forte. Credo. Va bene, c'è quella per i non morti. Fai strada. Che problemi qua non ne dovrebbe causare? Nel frattempo io mi perdo. Ok, cerchiamo di essere più silenziosi questa volta. Devo controllare questa sfocatura perché non mi piace molto. Cos'è stato? Era un potenziamento. Un altro bastone del famiglio. Cioè non riesco a capirlo questo effetto. È carino, ma allo stesso tempo non mi piace tantissimo. Allora, in questo momento lui non mi sta vedendo. Però se non mi sbrigo, finisce che viene ammazzato da Swain. Quindi... Oh mio Dio! Swain l'ha stuprato! Lo stupro! Abbiamo assistito a uno stupro in diretta. Dovrò tagliare questa parte del video. Ma sfortunatamente non ricorderò di doverlo fare, quindi niente. Ah, ragnettini. Simpatici ragnetti. Simpatici ragnetti arrosto. Dai, dai, forza. Ah, ho vinto io con gli attacchi a distanza, eh? Stronzo. Oh, aiuto. Sono stronzi questi ragni. Niente, non si può prendere. Le frecce dei compagni o amici o accompagnatori non si possono prendere. Occhiata rapida qua, ok. In che posizione triste che sei morto? Non so se è triste quella posizione o epica. È epica! Raggiungiamo oggetti nascosti così a random. Ok, qua c'è l'amichetta. Amichetta che per adesso la lasciamo lì. Bene. Prepariamoci alla battaglia. L'ultimo movimento non serviva a nulla, era solo per far scena. Ma sono consapevole fosse veramente ridicolo. È possibile prendere di sorpresa il ragnone? Vediamo un po'. Ah, Swen. Cazzo, dove vai? Psicopatico! Psicopatico, dove cazzo? Swen! Addio Swen, vabbè. Capita, capita, non lo so. In questa grotta capitano cose strane. Ok, i ragnetti mi hanno visto. Ok. Se si mettono vicini, però dovrei poterli arrostire tutti insieme. Fuga.
Ok, un bel po' di danno gliel'abbiamo fatto. Sue nel frattempo torna. Sue, ecco così, dai, vai. Vai a farti massacrare, vai, bravo. Che cazzo fa? Ragazzi, Swen si è rincoglionito completamente. Come faccio? Vabbè, l'importante è crederci. Maledetto. Non posso attaccare, se no lo ammazzo. Ok, si è tolto dalle palle. Veleno pericoloso, veleno pericoloso. Devo eliminare i ragni. Vabbè, ormai Swain rimarrà lì per sempre, credo. Ok, proviamo ad andare più in alto. No, niente. Facciamo il giro, che faccio? Faccio il giro. Che devo fare? Sono costretto. Quel rimbambito si è messo in mezzo. Non possiamo eliminare gli ultimi ragnetti. E non possiamo nemmeno cercare di prendere il ragno di sorpresa, cosa che in realtà non servirebbe a nulla. Visto che il mio per 6 equivale a un attacco normale di Swain, probabilmente. No, un po' più forte dell'attacco normale di Swain, ma non servirebbe a molto. Perciò andiamo dall'altra parte. Se Swain rimane là o viene da noi, non ci cambia nulla, visto che dall'altra parte c'è più spazio, quindi dovrei riuscire ad attaccare con calma il ragno usando le magie di fuoco e quindi eliminarlo pian piano. Ok. Si entra nella nuova zona. Qua dovrebbe esserci. Dovrebbero esserci dei ragni. Wow, cos'è questo? C'era o no? Ah no, siamo direttamente qua. Ok. Ok. Vediamo, magari riesco veramente a prenderli alle spalle. Povero Swen. Spogliamoci, facciamo questa prova. Ah, ci ha ucciso i ragnetti nel frattempo, bravo. Ottimo. Oh, no, mi hanno visto. Ok, però è fattibile la cosa. Questo è l'importante. Devo anche salire di livello. Oh, mi hanno visto di nuovo. Facciamo così, va. Saliamo di livello. Mamma mia. Ok. Da adesso col coltello infliggeremo 10 per 15, ovvero 150. Non danno niente male. Ma quindi usiamolo. Cazzo. Ecco qua. Il nostro piano è colpire il ragno alle spalle. Se funziona. Ok. Dai, Swen. Madonna. Madonna. Madonna, quanto danno che gli ho fatto. Un bel po'. Grande, grande. Ora potremmo eliminare quello piccolo, magari. E potremmo utilizzare la strategia di
continuare ad andare intorno eventualmente. Comunque, in qualche modo lo eliminerò. Con calma, ma lo elimino, lo elimino. Stanno smettendo di cercarmi. Swen è vivo, vero? È da un po' che non lo sento. Oh 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 oh. Guarda qua cosa c'era nascosto. Ok, vaffanculo. Dai, perdimi di vista, dai. Perdimi di vista. Oh, oh, no, non mi perde di vista. Non mi perde di vista, aiuto. Aiuto. Va bene, va bene. Da adesso acceleriamo il processo, va. Raffica d'attacco finale. Mamma mia. Mamma mia, distrutto. Ok. Per favore, libera. Ok. Grazie per avermi aiutato. La congrega di Bajnak mi ha dato la caccia e mi ha creduto morta. Nessuno può sopravvivere a lungo fra i ragni. Ti prego, mi aiuterai ad andarmene. Se la costa è libera, farò un tentativo. Bajnak mi ha maledetta. Ora non posso usare la magia per salvarmi la vita. Wow. Dovrò attendere che la via sia sicura. Grazie. Quando troverò mia figlia sarà solo per merito tuo. Che bellezza. Ok, diciamo una piccola missione secondaria in questo luogo. E credo che come conclusione di tutte le avventure che abbiamo fatto qua in giro, questa parte, diciamo, sud della mappa, ci sta molto bene, molto soddisfacente, visto che abbiamo aiutato una persona, finalmente. Sì? Il circolo dei maghi di Bajnak. Noi, o meglio, loro. Mi hanno fatto capire chiaramente che non sono più la benvenuta. Davvero? Non so bene come reagire. Forse è meglio così. Ah, questo era un circolo praticamente. Serve qualcosa? Hai bisogno di qualcosa? Vabbè. Tizia, puoi uscire se... Sempre che tu voglia uscire. Uscirà mai secondo voi? Vabbè, comunque... Comunque sia, Skyrim è un gioco veramente grande, non potremo mai completarlo in una sola botta, quindi anche se questa missione non dovesse completarsi, va bene lo stesso. A me va bene in maniera generica continuare ad esplorare questo mondo, conoscerlo meglio, fare esperienze, perché è un mondo all'interno del quale si possono fare veramente tante, tante partite diverse, tante run in cui si decidono... Si prendono decisioni diverse, insomma. Le partite possono essere molto, molto diverse l'uno dall'altro, diversificate. Un gioco mutevole, ampio. Beh, che dire. Ci possiamo salutare
E finalmente, finalmente, questa volta credo veramente. Nel prossimo video raggiungeremo la nostra prima città, Falkrit, e ripeto che se dovessimo avere problemi con vampiri o vampirismo, cercheremo di raggiungere Dawnguard, che non è qua. Vediamo un po' dov'è. Allora, devo premere Start, missioni, eccola qua. Bene. Dawnguard, dov'è? Dov'è? Non dovrebbe comparirmi l'indicatore? Ricontrolliamo allora. Parla con il capo dei Dawnguard. Eliminiamo tutti gli altri segni. Ok. Ah, ecco, è qua a destra. Qua, qua a destra. Wow. Forse non lo vedevo perché era... compariva qua nascosto, in basso. Sì, sì, wow. Oh mio Dio, quindi teoricamente dovrei spostarmi in quest'angolo qua a destra. Beh, non mi dispiace come... come piano, diciamo. Perché praticamente continuerei ad esplorare la parte sud della mappa. Poi da qua poi magari con calma potrei iniziare a spostarmi verso nord, esplorando tutta questa zona, e magari infine scendere a Windhelm, dove ci sono i come cazzo si chiamano, i Mando della Tempesta. Perciò, piano attuale, Falkrit, da Falkrit ritornare indietro, andare verso Whiterun, e da Whiterun, non lo so, magari seguire semplicemente il fiume, cercare di risalire questa zona, raggiungere Dawnguard, e poi insomma da lì si vede. Ok, questo è il mio piano d'azione, spero andrà bene. Controlliamo gli effetti attivi, per adesso non sembrano peggiorare. Al prossimo video.